Benvenuti a Space, qui dal cosmodromo di Baikonur in Kazakhstan. La navicella spaziale di ExoMars è appena stata lanciata verso il pianeta rosso con l'obiettivo di cercare segni di vita. È una sfida scientifica e tecnica incredibile. Parleremo con le persone che lavorano a questo progetto nelle nostre puntate speciali dal titolo Destinazione Marte. Qui è dove inizia l'avventura di ExoMars. Baikonur, nella steppa kazaka, è il luogo dove Gagarin fu lanciato nello spazio. Qui la grande storia dei voli spaziali russi incombe. Provenienti da tutta l'Europa e dalla Russia, gli scienziati e gli ingegneri si ritrovano sulla piattaforma di osservazione, situata a 3 km dalla rampa di lancio. I preziosi strumenti scientifici a cui hanno lavorato per anni saranno inviati verso Marte. Lo strumento a cui ho lavorato verrà scosso e agitato, cose che non ama molto, ma spero possa sopravvivere lo stesso. Negli ultimi 40 minuti ho iniziato a stressarmi, a essere nervoso. Pensi a tutte le persone che hanno lavorato duramente, alle persone qui e a quelle a casa che si sono impegnate molto per riuscire a portare il progetto sulla rampa di lancio. Adesso mancano 5 minuti al lancio e sto diventando un po' nervoso. Il razzo sale verso il cielo e il sollievo di tutti è evidente. Fantastico, siamo sulla strada per Marte. È stato fantastico, veramente fantastico, emozionante. Ma anche se il razzo ha lasciato la Terra, c'è ancora molto da fare. Poche ore dopo, al centro di controllo della missione a Mosca, i volti sono di nuovo tesi. ExoMars si prepara a un'altra manovra complicata. Il razzo deve accendere i propri motori 4 volte, poi separarsi dalla navicella spaziale. Si tratta di eseguire una specie di esplosione controllata e c'è sempre un elemento di rischio. La separazione va come previsto. Ora ESA deve controllare che tutto funzioni. Eseguiamo tutti i test, ci assicuriamo che il veicolo spaziale sia completamente sotto controllo. Poi, nelle settimane successive, iniziamo a testare uno dopo l'altro gli strumenti, le funzioni del veicolo, la grande antenna per comunicare con la Terra. I controlli di tutto ciò che può essere testato rientreranno in questa fase. Poi il veicolo si allontanerà e a quel punto faremo le correzioni finali per dirigerlo verso Marte. Questa è la prima delle due missioni ExoMars ed è dedicata allo studio dell'atmosfera, alla ricerca di metano e all'invio di una piccola sonda sulla superficie del pianeta rosso. Gli esperti europei e russi che si occupano di Marte seguono la missione con attenzione. Uno dei grandi misteri da chiarire è la presenza di metano, trovato in piccole quantità sul pianeta. Qui siamo all'Università di Lione, in Francia. Il gas che ci interessa maggiormente è il metano, perché nell'atmosfera di Marte non è stabile. Ciò che invece è stabile è l'anidride carbonica. Sappiamo che se nell'atmosfera c'è del metano, questo dopo diverse centinaia di anni si trasformerà in anidride carbonica. Quindi se ce n'è, significa che viene emesso in quello stesso momento dal pianeta. Gli scienziati rileveranno i punti in cui il metano viene emesso, per poi confrontare queste rilevazioni con le nuove immagini che ExoMars produrrà. Est-ce qu'on peut réutiliser les fonds sur ExoMars? Ils font des simulations de ce qu'il peut y avoir dans le sous-sol.
Per me che studio la superficie di Marte, lo strumento di interesse principale è la macchina fotografica Cassis, costruita a Berna. È un apparecchio che mi permette di avere immagini a colore di Marte a una risoluzione mai avuta finora e soprattutto di avere la topografia, i rilievi, in modo sistematico in alta risoluzione. Immagini che andranno anche ad alimentare il dibattito sulla presenza di acqua salata su Marte. Su Marte sono state scoperte tracce di sale che potrebbero essere state depositate da acqua allo stato liquido, ma attenzione, non si parla di sale da cucina, ma piuttosto di un sale simile a quello che viene messo nell'acqua per ottenere la candeggina, quindi qualcosa che non è necessariamente propizio per la vita. Quando in ottobre ExoMars raggiungerà il pianeta rosso, si separerà. La navicella spaziale principale rimarrà in orbita, mentre il suo lander, chiamato Schiaparelli, si dirigerà verso la superficie di Marte. Una superficie fredda e arida. L'occasione di avere una sonda che scende dentro l'atmosfera permette di avere una misura locale delle condizioni atmosferiche. Questo ci serve per avere dei profili per poi mettere nei modelli per capire come il clima di Marte funzioni. Al tempo stesso, in orbita, gli spettrometri a bordo di ExoMars analizzeranno precisamente l'atmosfera di Marte. Il nostro strumento è dedicato alla rilevazione di tracce di gas tramite la misurazione delle radiazioni solari che passano attraverso l'atmosfera del pianeta rosso. Tutti questi dati serviranno per provare a dare una risposta alle principali questioni scientifiche. C'è vita su Marte? Ce n'è stata nel passato? Il pianeta sembra morto, ma in realtà accadono cose, soprattutto quando ci sono cambiamenti che riguardano l'acqua, che è il primo ingrediente per la vita. Sembra non abitabile, ma questo non significa che sia disabitato. Se c'è metano in abbondanza e lo si può riscontrare localmente, questo non significa che provenga da qualcosa di vivente. Ammetto di essere piuttosto scettico. Non sono sostenitore del business della vita su Marte e voglio che anche gli altri ragazzi siano onesti. Per il momento dal cosmodromo di Baikonur è tutto, ma potete vedere altri episodi di Destinazione Marte sul nostro sito. Il mese prossimo vedremo come la tecnologia satellitare sta trasformando le ricerche e i soccorsi.